giornata di festa per il Corpo della Guardia di Finanza che questa mattina ha celebrato nella piazza d'armi della caserma Zanzur il 242esimo anniversario della fondazione. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Meridionale, generale Riccardo Piccinni, ed ha visto la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno del comandante generale della Guardia di Finanza, la cerimonia si è conclusa con la consegna delle ricompense di ordine morale ad alcuni militari che si sono particolarmente distinti in operazioni di contrasto all'illegalità. La gratitudine per il lavoro che svolgono, che hanno sempre svolto. Io con loro per tanti anni ho lavorato fianco a fianco, 15 anni di magistratura, ho apprezzato l'impegno che la Guardia di Finanza ha sempre messo nella lotta alla corruzione, nella repressione dei reati tributari, la lotta alla criminalità organizzata, insomma. È anche importante il lavoro per prevenire e reprimere reati all'interno della pubblica amministrazione. La tradizionale ricorrenza è stata anche occasione per fare un bilancio delle attività condotte nei primi 5 mesi dell'anno dai reparti del Comando Regionale Campania nei settori della pubblica amministrazione, della criminalità organizzata, del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, delle accise, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina. Ci sono aspetti congeniti a questi territori che meritano una maggiore attenzione, che noi cerchiamo di curare sia sotto il profilo dell'intelligence operativo, informativo, che quello operativo di contrasto. È una metodologia che noi abbiamo attuato per il semplice motivo che oggi non si può più lavorare alla cieca. Bisogna andare a ragion veduta e prima ancora di andare bisogna conoscere bene il contesto territoriale, ma soprattutto le dinamiche criminali che su questo territorio, sui territori di mia competenza, sono in opera già da tempo.